Non si è mai sazi di queste mitiche figure femminili che montagne di biografie e romanzi hanno di volta in volta esaltato o denigrato. Icone avventurose o romantiche, melodrammatiche o futili, raggelate dal tempo. Scorrono adesso tutte insieme, da Caterina de' Medici a Maria Antonietta, dai primi decenni del XVI secolo alla fine del XVIII, gemme della storia e delle storie delle donne, con le loro fortune e sfortune, col potere della loro bellezza e della loro sottomissione, il fervore della loro ambizione o del loro ardore, lo slancio della loro intelligenza o della loro astuzia, nell'affascinante nuovo libro di Benedetta Craveri. La scrittrice, che si muove nelle corti o nei castelli dei Valois e dei Borbone, dei Guisa o dei Lorena, con la grazia somma della cultura, della curiosità, del pensiero, della scrittura magnifica. Con queste bellissime parole Natalia Aspesi introduce al volume di cui volevo parlarvi oggi. Il volume è Amanti e Regine, il potere delle donne, edito ad Elfi, l'autrice è Benedetta Craveri. Chi è Benedetta Craveri? È una docente di letteratura francese all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e non è alla sua prima prova letteraria. Amanti e Regine è apparso per la prima volta nel 2005 e, come ci dice l'autrice nella sezione del libro dedicata alle fonti, il progetto di questo libro prende forma a partire da una serie di articoli sulle regine e sulle favorite dei re di Francia scritti per le pagine culturali della Repubblica. Alla fine di questa serie di articoli sulle regine, unendoli tutti insieme, Benedetta Craveri ha realizzato una vera e propria storia di Francia dal XVI al XVIII secolo, che ripercorre la storia del regno non già attraverso le figure arcinote dei sovrani, dei re, degli uomini, bensì attraverso le figure delle regine, delle donne dei re, che erano sì regine, ma erano anche amanti. La regina e l'amante sono gli unici ruoli che una donna poteva svolgere alla corte, o meglio, c'erano poi tutta una sfilza di dame di compagnia, di accompagnatrici, di istitutrici e ovviamente tutta la servitù. Ma diciamo che come ruoli ufficiali e politicamente riconosciuti abbiamo semplicemente quello di regina e quindi moglie ufficiale, o quello di amante e quindi moglie in qualche modo ufficiosa. Sì, perché nella Francia del XVI, XVII e di inizio XVIII secolo quello della favorita diventa un vero e proprio ruolo sociale. Si arriva da un periodo in cui l'amante del re veniva tenuta nascosta, fino a quando invece questa figura assume sempre una maggiore importanza, un ruolo sempre più importante anche a livello politico. Non solo le regine venivano in qualche modo manovrate dalle famiglie e dalle fazioni politiche, sappiamo tutti che i matrimoni reali avvenivano in prevalenza per ragioni politiche, quindi per stringere alleanze e per favorire o sfavorire determinati partiti politici. La stessa cosa si può dire delle favorite. Queste donne venivano spinte nel letto del re, qualsiasi re, perché poi si prestavano un po' tutti a questa cosa, dalla corte in generale, dai consiglieri del re in particolare, dai ministri o dai cardinali o da chi maggiormente poteva influenzare l'opinione del re. E la favorita diventa proprio appunto un ruolo politico per l'influenza che ha sul re e per il rapporto di fiducia che il re stabilisce con lei. Ci sono casi in cui il re si affida maggiormente alla propria favorita, alla propria amante, rispetto che alla propria moglie, alla propria regina. Di chi parla la Craveri in questo volume? Parla di grandi figure storiche, di figure molto conosciute e di figure meno conosciute. Abbiamo detto tutte figure di donne, sì, ma non tutte allo stesso livello. Si parla di Caterina de' Medici, di Diane de Poitiers, di tutta una serie di amanti e favorite come Gabrielle d'Estrées,
di Maria de' Medici, di Anna d'Austria, Maria Mancini, Maria Teresa d'Austria, Louise de la Vallière, Athénée de Montespan, Madame de Maintenon, Maria Leszczynska, scusate la pronuncia, le sorelle Malines-Le, la Marchesa di Pompadour, celeberrima, Madame du Barry, e si conclude con Maria Antonietta, quella che viene definita la regina martire. Ognuna di loro ha un attributo a fianco, ve ne leggo soltanto un paio: Caterina de' Medici, le ragioni della politica; Maria Teresa d'Austria, una regina nell'ombra; la Marchesa di Pompadour, una borghese al potere. Questo giusto per darvi un'idea di come la Craveri struttura il testo, in modo che già dal titolo noi riusciamo in qualche modo a capire che ruolo giocasse la favorita in quel periodo e per quel re. Maria Antonietta segna chiaramente l'ultima tappa del volume, in quanto segna anche l'ultima tappa della monarchia. Possiamo dire che nella figura di Maria Antonietta le due anime di regina e di amante si fondono. E che quindi è sicuramente la figura più adatta per concludere un volume del genere. Un libro molto molto interessante, che dà un punto di vista nuovo, innovativo, fresco e decisamente pungente sulla storia politica della Francia, un nuovo modo di approcciarsi alla storia di Francia, un nuovo modo di vedere come effettivamente la figura femminile esercitasse il suo potere, sebbene un potere strisciante, un potere nascosto, ma sempre potere. Diciamo che in qualche modo si rafforza l'idea del dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Qui si può dire che dietro ogni re di Francia c'erano delle grandi donne, più d'una, a volte anche tre o quattro. Lo stile della Craveri è assolutamente coinvolgente, il punto di vista, come vi dicevo, assolutamente stimolante, la narrazione lineare, piacevole, non un saggio storico di quelli particolarmente noiosi, di quelli particolarmente lenti, anzi ha la fruibilità di un romanzo quasi, proprio perché vengono raccontate come delle storie, le storie di queste regine che arrivano alla corte di Francia e vivono il loro momento di gloria. Al centro ci sono poi anche tutta una serie di riproduzioni dei ritratti di queste celeberrime figure femminili, per dare anche un'idea dell'estetica del periodo. Vi devo dire la verità che quelle che per la mia estetica erano le più carine, almeno da vedere dai ritratti, vengono descritte dai contemporanei come le più brutte e viceversa. Questa è la dimostrazione di come non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Un libro che mi è piaciuto molto, un libro a cui darei assolutamente un 9 come voto, che vi consiglio proprio per approcciarsi alla storia in maniera un po' innovativa, un po' fresca e assolutamente piacevole. Un ottimo regalo, anche un pensiero, perché no, per la festa della donna che oramai si avvicina. Questo è sicuramente un volume celebrativo delle figure femminili del passato. E con questo io vi ricordo che abbiamo parlato di Amanti e Regine, il potere delle donne, di Benedetta Craveri, edito ad Elfi. Vi auguro una buona settimana e ci risentiamo prestissimo, sempre a Sfogliando qua e là. Ciao!